lasciati con la guida di Asgard. Verdi qua. Avanziamo! Vedremo la... Uccideremo Delino, ragazzi! Schiaffa! Alla tua destra! Proseguiamo! C'è ancora tempo, se c'è... No! Angerboda, sapevo che saresti arrivata! Ci si vede? In arrivo! Qual è il piano ora, fratello? Il piano è solo uno! L'obiettivo rimangono le macchine belliche! Raggiungiamo la falla dietro la torre di Asgard! Senza Ragnarok è l'unico modo per superare il muro! Quella di Rimpu! Dicevi che solo Surtur sapeva usarla! Magari mi sbagliavo! A sinistra, Kratos! Macchine belliche! Le usiamo per entrare dalla falla e attaccare con gli alleati! È da disperare! Bene! La disperazione è un vantaggio! Preferivo un gigante del fuoco distruttore di regni, ma la disperazione è meglio di niente! La nuova regina delle Valchirie è qui. Le cose si compiono. Immagino di sì. Muoviamoci. Lassù! Non c'è altro? No. Jormungander! Una visione gradita, ma non ci ha seguiti da Midgard. Strano. Terrà occupato Thor. Ora ripassa! Schiaffa! Così si fa! Avanziamo! Almeno quell'esercito è già morto! Così non va! Gli Ainerir riemergono dal Valhalla pochi istanti dopo averli uccisi!
Addio ai rinforzi di Alfai. Siamo a corto di eserciti. È morto, no? Non è morto, dai. Non morire così. I giganteschi giganti ce l'hanno fatta. Il serpente pare diverso. Ma è diverso. Quando ero via... te lo dico dopo. Il legame tra Ineriar e Valhalla con le mie sorelle lo spezzerò. Vai. I nani ancora non si vedono. Sindri non ci deluderà. Dobbiamo fidarci di lui. Raduna chi puoi. Andremo alla torre di Svartalfheim. Quindi qual è il piano? Come sfondiamo il muro senza Ragnarok? Macchine belliche. Oh, un po' da disperati, eh? Alfa! Occhio alle corna! La cura il cavaliere! Dietro di te! Occhio! Maledizione! Ragnarok dovrebbe essere qui! Perché non c'è? Ehi! La colonna che ne regge sembra fragile! No! La Valchiria li ha seguiti nello squarcio! La tua amica, lei... Sarà bene! Abbiamo cose più importanti di cui preoccuparci, anche se riuscissimo a superare il muro! Forse è meglio così. Preso Vendry! Meglio per chi? Preso Vendry, ragazzi! Andranno, Vendry! Bastardo! Ecco i nani! Vai così, Sindri! Ah! È solo Sindri! Lo so, è tardi! E il tuo esercito? Qui non moriranno altri nani! Sindri! No! Odino li ha costretti a creare le macchine belle! Sono venuto per distruggerle! Prima di farlo, dobbiamo usarle contro la fame! Bene! Lasciate che siano i nani a ripulire il casino dei giganti! Il front, a destra! La lancia per Brock! Lui mi ha salvato! Perché ho fatto costruire questa lancia per Brock, ragazzi! Non se lo meritava, proprio lui! Comunque l'ame è... di fuoco! Eccolo! Era ora, finalmente è arrivato! Meno quello che volevi. E io non volevo questo. No. Chiudi il tuo cuore. Chiudi il tuo cuore. Chi sono quelli? Midgardiani. Odino li ha fatti venire. Non dovrebbero essere qui. Non sono soldati. Adesso morirà anche Odino. Odino li ha condannati a morire. È la guerra. Le guerre le vincono coloro che sono disposti a sacrificare tutto quanto.
cosa fai? Figlio, ascoltami bene. Tu sei sensibile al loro dolore perché è così che sei fatto. E non devi mai tradire te stesso, mai, per nessuno. Io avevo torto, Atreus. Avevo torto. Apri il tuo cuore. Apri il cuore alla loro sofferenza. È il desiderio di tua madre. E anche il mio. Oggi. Oggi. Noi saremo migliori. Attenzione, ragazzi. Ma cosa possiamo fare? Avete visto che colosso? Mi sa che vinceremo. Ovviamente, se non ci uccidono prima. Perché vi siete fermati? Ragnarok è qui, finalmente abbiamo Odino, dove... Fermeremo Odino. Ma non siamo qui per uccidere persone innocenti. Apriremo una breccia alla falla di Rimtur. Con quale esercito? Basteremo io e Atreus. Ma è un suicidio. È probabile. Ma moriremo per la giustizia, non per la vendetta. Quell'arma può far aprire la falla? C'è solo un modo per scoprirlo. Voi tre, portate in salvo quella gente dove è possibile. Sarà fatto. Io e Freya faremo il possibile per rallentare Ragnarok. Non era privo di cervello. Fatelo ragionare. Odino non ci sfuggirà. Se ci riuscisse, che gli dei mi aiutino. Lo so. Falchi! No! No! Proteggi lui! Io aiuterò chi è intrappolato e poi ci vedremo alla falla! Vai! Vai, Atreus! Oh, non è Atreus? Ok. Kratos. Sindri, sta attento e resta dietro di me! Sta attento tu, sono qui per combattere. Senti, posso dire? No, non puoi. Zitto e combatti. Chi Alfa? Thank you.
aiutato, sempre. Beh, vuoi forse un grazie? No, voglio solo... Non mi interessa cosa vuoi. Non cambia nulla. Come, Sindri? Cioè, ti ho salvato il culo, non cambia nulla. Non essere così, Sindri, eh. Ecco, Polina, sei brocco. Posso dire che ti ho tradito, cioè. Tu mi ci hai fatto credere che non dovevamo essere nemici. Trud, tu stai bene. Mamma aveva ragione. Sei un assassino, proprio come tuo padre, e sei qui per ucciderci tutti. No, solo Dino. Sindri, no! È un'amica. Gli amici non portano la fine del mondo alla tua porta di casa, Loki. Hai ragione. Ho preso delle decisioni sbagliate. Lo fai spesso, non è una buona scusa. Non è una scusa. Io voglio solo rimediare. Skjoldr sta bene, tu l'hai visto. Perché me lo chiedi? Di cosa stai parlando? Odino vuole sacrificare i Midgardiani. Li ha schierati lungo il muro come scudi, pur sapendo che non sanno combattere. La loro morte serve solo a rallentarci. Perché mai lo farebbe? E perché io dovrei credere a te? Perché... ha ragione. Odino è così. E lo è sempre stato. Mamma, perché sei qui? Che cosa? Sacrificherebbe chiunque se lui avesse un problema. I Midgardiani. Il tuo amico. La nostra famiglia, tutti noi. Speravo che tuo padre gli tenesse testa. Adesso, invece, dovrai farlo tu. Mamma, che stai dicendo? Trud. Non ho mai dubitato che saresti stata la migliore Valchiria che questi regni abbiano mai visto. Ma non per lui. Tu lo capisci? Anche se fu la parte di noi, alla fine. Con tutti contro Odino alla fine, ragazzi. Ma la nostra famiglia. Senza Odino saremmo di nuovo una famiglia. Una vera famiglia. Lui sta sbagliando. Ha detto che restando lì eravamo al sicuro. Che gli dovevamo... Tu non gli devi la tua morte. Ma dai. Papà non li lascerebbe avvicinare a nonno? Va con loro. A te darà ascolto. Te la senti di cercare la tua gente? Sì. Ti voglio bene, mamma. Anch'io, Trud. Finalmente. Ah, così andrei. Appena ho detto, porca troia. Chi è la ragazza? Ciao, Trud Thorsdottir. Thorsdottir? È mia amica. Ah!
scusa se lui non... Lo so! Attenti! Attento, fratello, sei coperto di Bifrost! Che succede? Pensavo che Ragnarok dovesse aiutarci! La creatura non è intera, così com'è, è incompleta e non può adempiere allo scopo! Attenzione! Occhio a sinistra! Ehi, dove è andato Sindri? Ha fatto la sua parte. Il resto tocca a noi. Forzala, tu stai a passo. La grande dimora. È là che dobbiamo andare. Non ha voluto ascoltarmi. Forse non è il nostro maggior problema. Jörmungandr! Torna da tua sorella. Devi tenere a bada Ragnarok. Qui ci penso io. Ma se potessi! Prendi Atreus e la maschera e non voltarti indietro. Mio figlio si fida di te, perciò mi fido anch'io.
Lontano da lei! Fermati! Ne ho abbastanza di te e di tuo figlio! Attenzione! Basta con i giochetti del cazzo! Facciamo una di nuovo, E stavolta ho il permesso di ucciderti! Non siamo costretti a farlo! Oh sì! È ciò che siamo! Che la faccio! E tu? No, il ragazzo crede tu sia cambiato! Dimostralo e falla finita! Basta parlare! Lotta e muori! Non basterà! Tutto qui! Sei ciò che ti ha reso Odino! Puoi scegliere! Morirete tutti! Che le cose
cose potessero cambiare! Thor, ascoltami! Non voglio darti ascolto! Odino, non... Io di quella foglia! Stai aspettando? Tua figlia. Mio figlio la considera un'amica. Se solo provi a farle del male. Non lo farò. Tu non sai... Che cosa ho fatto? Certo! Ma che cosa farai adesso? Noi non cambiamo. Noi siamo distruttori! Non più. Dei nostri figli, noi dobbiamo essere migliori.